Siamo a Disneyland Paris per la stagione dei supereroi. Dal 23 marzo al 16 giugno al parco di attrazioni di Parigi ci sono un sacco di attività legate ai supereroi della Marvel. 42. Atterrati, stiamo andando a Disneyland Paris, ci siamo quasi, è un giornatone, macchine con i vetri oscurati, nemmeno in Breaking Bad, una cosa del genere, sono un narcotrafficante messicano in missione. Disney no, sicuramente no. Si vede che stiamo andando a Disneyland perché ci sono fiori ovunque. Cioè, ma io come faccio a mangiarlo adesso, Baby Groot? Non posso. Anche questa, come faccio a mangiarla? Non posso mangiarla. Dopo questa calorosa accoglienza a base di cibo e gadget a tema Marvel, siamo entrati nel vivo della Marvel Season che durerà a Disneyland Paris fino al 16 giugno, prendendo possesso delle chiavi del nostro hotel. La prima giornata del nostro tour alla scoperta degli Avengers nel parco di Parigi è cominciata con una giornata interamente dedicata alle bellezze del parco. Oh, siamo arrivati, come stare dentro una nave, fantastico. Andiamo un attimo fuori pure, che credo ci sia una discreta vista. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, adoro. Facciamo ciao alle papere. Il nostro secondo incontro con gli Avengers è avvenuto con la scoperta che il Disney New York Hotel di Disneyland Paris verrà riaperto nell'estate del 2020 con una veste grafica tutta nuova, ovviamente dedicata all'universo Marvel. Il nuovo nome dell'hotel infatti sarà The Art of Marvel. Guardate che incontro da Disneyland, anche lui! Cioè, ma come stai? Un po' che non ci vediamo, ci eravamo visti al junket di Rogue One, se non sbaglio. Lo trovo bene, ragazzi, mi confermo, è un po' spento, ancora un po', non ha ancora bevuto il suo primo caffè, però, insomma, Disneyland, questo matrimonio va bene, no? Sì, dici di sì, quindi, a posto. Fatto di Lego. Dopo il non breve cammino che divide gli hotel dal parco e aver superato il Lego Store senza danni, siamo arrivati al parco vero e proprio per la parata pomeridiana. Attrazione non potevamo non provare l'Hyperspace Mountain, ovvero il classico Space Mountain, però rivisitato tutto con Star Wars. Vediamo se è come ce lo ricordavamo oppure se ci ritroviamo in una galassia da qualche altra parte, far far away. Allora, l'ho appena fatta, dai capelli si vede, mio Dio, che figata, mio Dio! È tutta rifatta in tema Star Wars, c'è il salto nell'iperspazio, le astronavi, le voci, purtroppo in francese, però ci sono anche le voci. Figata, la voglio fare altre 150 volte. Sir, Star Command picked a fine time to send the new recruits. Siamo pronti? Siamo pronti?
vabbè, no, vabbè. Cioè, uno rientra in camera e ritrova questo. No, vabbè. beh. Giustamente Iron Man dopo Cap. Molto bene. Uno si addormenta a Disneyland Paris e poi si sveglia alla barriera. Il secondo giorno del nostro tour è stato quello dedicato agli spettacoli a tema Avengers, ma prima non potevamo farci sfuggire lo Star Wars Tour. Questi sono dei maledetti. Dopo lo Star Wars Tour entri direttamente nello store, cioè ragazzi, e vedi roba tipo questa. Cioè, come fai a non comprarla? Come? Come fai a non comprarla? Io non ho parole, non ho parole. Entriamo nel vivo della Marvel Season ai Walt Disney Studios. Abbiamo assistito al primo spettacolo dedicato agli Avengers, ovvero lo Stark Expo, in cui Tony Stark, Spider-Man, Vedova Nera, Loki, Thor e anche Captain Marvel combattono insieme. Confusi? Thank you. The Black Widow. Greetings, friends. Whoa, Thor is here too? Much better. How she moves in that outfit is beyond me. Loki. Red Skull. Teatro Studio 1 abbiamo poi assistito al Super Heroes United, lo show più spettacolare della Marvel Season. Guardians of the Galaxy Awesome Dance Off, in cui il pubblico può letteralmente ballare insieme a Star-Lord, Gamora e Groot. We're trapped by thermal plastic sensors. Yes, Quill! We got it! Okay. Groot? Groot? Ooga jaga ooga! Oh, okay. Nostra, tutto nostro. The Tower of Terror, tutta per noi, tutta nostra. Adesso voglio infestare questo posto. E infine, all'alba del terzo giorno, abbiamo esplorato a fondo il parco scoprendo dettagli nascosti come le sculture di Anacleto tra le decorazioni del castello, le tombe curate una a una nel cimitero di Frontierland e la ricostruzione perfetta del mercato di Aladdin all'interno del ristorante Agrapa Caffè.